Adriano Celentano è uno dei nostri artisti più acclamati, attore, cantante, presentatore e molto altro. Ha esordito negli anni 50 e da allora non si è più fermato, macinando successi su successi. Tra i suoi film ci sono segni particolari come Bellissimo, Lui è peggio di me, Il Burbero e Jackpot. La sua pellicola del 1980, Il bisbettico domato, fu la prima a superare il traguardo addirittura dei 25 miliardi di incasso. Ma ci sono, dopo tanti anni, ancora dei gossip su Adriano Celentano. Per quanto riguarda la sua vita privata, lui è sposato, come saprete sicuramente, con Claudia Mori dal 1964, quindi un amore che va di lungo tempo, di lunga durata. All'epoca la loro unione fu considerata uno scandalo. I due si erano conosciuti l'anno prima sul set del film Uno strano tipo, e da lì la scintilla. In un rapporto così longevo non sono mai state tutte rose e fiori, infatti c'è stato anche un tradimento. Come molti di voi sicuramente sapranno, c'è stato proprio un tradimento di Adriano Celentano. In passato, infatti, lui ha tradito Claudia Mori con un'altra donna, una donna molto famosa, proprio una collega attrice con cui stava girando un film. Di che cosa e di chi stiamo parlando? Ma certamente del film Il bisbettico domato, girato proprio con la Muti. Proprio all'epoca il cantante, il ragazzo della Via Glucca, aveva 46 anni, mentre la Muti ne aveva 26, nonostante i giornali e i magazine dell'epoca avessero notato che i due sembrano essere molto vicini, i diretti interessati avevano taciuto su tutto. L'interprete aveva spiegato però che lui e Claudia, pur essendo molto innamorati, avevano vissuto un momento di crisi, e quella crisi per lui aveva coinciso con una storia d'amore con la collega di set. Quest'ultima però, da parte sua, aveva puntualizzato che quella era stata l'unica infedeltà. L'amore invece ha dichiarato in più occasioni che il tradimento fu causa sua, poiché aveva fatto soffrire a tal punto il marito Adriano da spingerlo tra le braccia di un'altra donna, proprio di Ornella Muti. Quindi, se sono passati tanti anni dalla storia del bisbettico domato, proprio quel film torna a parlare di sé, non solo perché lo vediamo molto spesso su molti canali televisivi, viene riproposto da tante televisioni, anche locali e non. Ma soprattutto perché c'è un velo di mistero proprio su questo tradimento. Se vi è piaciuto il video, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.